Che voi siate pronti o meno, io sono tornato col cappello sempre in testa ed il sorriso stampato. Siamo pronti a cominciare, qui la noia va via. Se comincia, dillo, stai su Telepavia. Tu mi vedi da lontano col cappello in testa e quando arrivo io può cominciare la festa. Ma ricordati di noi, anche se è un problema, alza la cornetta che ne vale la pena. Con la fame in pancia camminiamo sparsi, ci riunisce il profumo del salame di Varzi. E mi accorgo ancora di più che la vita è bella se faccio un salto a Parone e mi ci mangio un'offella. Se c'è festa, tanti amici e vera allegria, io non posso mancare, dillo a Telepavia. Se c'è festa, tanti amici e vera allegria, io non posso mancare, dillo a Telepavia. Ciao carissimi, ben ritrovati a Dillo a Telepavia. Il Renewable Energy Summit lancia un messaggio importante al nostro paese. In Italia le strutture potrebbero essere sviluppate molto meglio, le fonti di energia rinnovabili impiegate in maniera tale che il nostro paese potrebbe guadagnare ben il doppio di ciò che guadagna attualmente e diventare uno dei mercati a livello europeo più importanti proprio per la sostenibilità energetica. E allora mi sono fatto una domanda: visto che siamo un paese così bello, con tanta possibilità di investimento, ma perché non lo facciamo? Buona puntata. Non è più il vento a muovere le foglie, non è più l'aria a sfiorare le vette, ed io penso alle volte a cosa realmente succederebbe se ci dessimo da fare. Io penso che dietro ci siano altro tipo di interessi, cioè... Ma è una questione tutta, secondo me, politica. Secondo me è perché qualcun altro ci mangia sopra ad altre cose. Ma io credo che il problema principale delle energie rinnovabili è che si vuole costruire, si vuole fare energia pulita, ma si vuole fare con dei soldi che poi vanno a scomparire. Cosa ci sta dietro? È colpa nostra? Sono degli interessi. Solo gli interessi? Di qualcuno. Cioè loro non hanno interesse a sviluppare questi tipi di energie. Mi pare di capire che in giro questo tipo di cultura non sia molto diffuso. L'Italia, cioè, se noi guardiamo tipo, non parlo ora della Lombardia, ma parlo tipo già dalla Toscana in giù, che c'è sempre il sole. Ma se facciamo come in Germania, tipo che ci sono tipo dappertutto, in quasi tutti i tetti c'hanno i fotovoltaici, proprio da loro dove non c'è il sole. Che non vuole portare le cose in quella direzione. Nel senso, se noi andiamo a creare delle energie rinnovabili, ma poi nella gara d'appalto andiamo a prendere la solita ditta, eccetera, eccetera, distruggiamo il territorio e quindi non facciamo niente. E allora, se visto che comunque c'è l'energia eolica, c'è l'energia solare, c'è un sacco di cose che puoi sfruttare senza mangiare il territorio, tipo petrolio, cose varie, e poi magari tra 100 anni, chissà, i miei figli, i figli dei miei figli, che fine faranno? Ci sono un sacco di altre cose, comunque anche per la benzina, avevano inventato anche, sembra la macchina Eolo, non so, che andava ad aria. E come i pavesi, che sono immobili e non fanno niente, lascia che le cose succedano. E l'Italia è così. Preciso, tutte le persone che ho intervistate si dicono naturalmente favorevoli all'investire sulle energie rinnovabili, ma allora perché non lo facciamo? C'è da dire che negli anni degli incentivi in Italia c'è stato un grandissimo boom di aziende che si sono applicate in tutto questo, aziende che però, terminati gli incentivi, hanno lasciato gli impianti lì a mezzo servizio. Questo significa aver speso dei soldi e non averci guadagnato proprio niente. E allora mi sono fatto un'ulteriore domanda: ma visto che le cose in Italia funzionano così, ci chiediamo perché non riusciamo ad investire? Voi foste degli investitori, spendereste dei soldi nel vostro paese per le energie rinnovabili? Verreste ad investire qua in Italia oppure... ...ci andare a fondo con le nostre ambizioni, con i rimpianti... Assolutamente sì, assolutamente sì. Assolutamente no. E ti spiego il perché. Dipende in che zona dell'Italia. Io ora non so, qui al nord, al sud Italia non conviene. No, perché ci sono troppi lacci burocratici. Se avessi soldi, sì, però... Sì, investirebbe sì, nelle sì, eolico, sì, in sì, Italia, sì, 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 io ci credo, sì. Ho curato pratiche di energie rinnovabili e praticamente c'è una montagna di autorizzazione e burocrazia che ti fa passare la voglia di fare la rinnovabile. Indubbiamente l'impatto visivo ambientale non è il massimo. Noi siamo stati in Puglia l'estate scorsa, dove ci sono tutte queste cose enormi che girano, non è che siano proprio, però lì sono in aperta campagna. Adesso sui pannelli solari fanno pagare una tassa, perché lo considerano pertinenza della casa.
Non avete letto quella roba lì? Ci credo nelle fonti rinnovabili, sicuramente, sono a favore tantissimo. Lo farei soprattutto in un momento economico così difficile, perché mi pare che sia un'alternativa, oltre che valida, anche molto importante sia. Cioè. Il mio cognato mi ha detto che adesso l'impianto di pannelli solari sulla casa paga delle tasse che viene considerato una pertinenza dell'abitazione. Maggiore. No, perché cioè, sono più soldi che devi pagare a varie persone, mafie e via dicendo, che è quello che realmente puoi guadagnare. Non ho mai avuto l'occasione. E questo è quanto, almeno per oggi, ma sull'argomento torneremo, perché quando si parla di certe cose a me mi girano le pale. Uniti brilliamo come il sole. Pubblicità. Luglio 1889, primo numero del Wall Street Journal. In tema di affari e finanza è il non plus ultra del giornalismo mondiale, in oltre un secolo di vita, l'unico a poter vantare 29 premi Pulitzer. The Wall Street Journal, come suggerisce il nome, lega la sua esistenza alle vicende della celebre strada del muro di New York, dove nel 1817 aprì la prima borsa statunitense, il New York Stock and Board Exchange, oggi nota come Wall Street. Landini è il motor dei contadini, non si ingolfa, non si inceppa, va sui camp e su pigreppa. Sa la fresa o il stirpatore. Ciao carissimi, mi vedete? Ben ritrovati, oggi puntata doppia. Si comincia a Portalbera e poi si vola a Garlasco. Sì, perché oggi a Portalbera c'è una bellissima inaugurazione di un museo etnografico che racconta la storia della vita agricola. Una storia fatta di sudore, di fatica, di campo e di lavoro. Una storia che senza tutti questi mezzi non si sarebbe potuta fare. Buon divertimento. Al consorzio agricoltori c'han da venda anche ai trattori, il Carraro, il Lamborghini. E allora, come vi dicevo, Portalbera protagonista grazie a Franco Leoni. Ciao Franco. Ciao. Allora, questo è davvero un museo che racconta la storia. Oggi siamo qua ad inaugurarlo. Che sì. Museo è? Come l'hai chiamato? È Museo dell'Associazione Etnografica Museale Franco Leoni. Tu ci hai sempre avuto una passione nella vita. Ma io diciamo che dal 1940 che sto portandomi dietro queste cose, quindi è la mia grande passione
e se avessi avuto le possibilità del posto e di altre cose, avrei diciamo così migliaia di pezzi. Avrei chiesto un milione. Di pezzi. Sì, un milione di pezzi che ho visto col malincuore, proprio con grande disperazione, a tagliarli e fonderli questi mesi da quando mi sono reso conto che andavano in estinzione. Però parliamo di quello che c'è, perché qua dietro certo. Veramente c'è il lavoro di una vita, c'è il lavoro certo. Dei contadini, il lavoro nella terra. Sì, in effetti, come avrai visto, ci sono diciamo così dei pezzi che cominciamo dal 1900 venendo adesso. Qui raccontano tutti i sacrifici, tutte le grandi sacrifici che hanno fatto tutti i contadini, in cui hanno poi fatto l'evoluzione diciamo dei tempi di oggi ad avere dei mezzi moderni. Insomma, altri pezzi che vi vogliamo raccontare insieme a Franco, quindi venite con noi e fate un tuffo nel passato. Certo. Andiamo. È il motor dei contadini, non si ingolfa e non si inceppa, va sui campi e su pigreppa. Tanti modelli a cui attingere, ne scegliamo qualcuno da raccontare, qualcuno che c'hai nel cuore o che ti ricorda qualcosa di particolare. Cominciamo da questo. Cominciamo da questo, è l'Orsi, Super Orsi, in costruzione a Tortona. Direi che è un modello un po' particolare, nel senso che è stato modificato da un ingegnere della casa Orsi e ha la, diciamo così, la priorità di non fermarsi mai, in quanto sono state fatte delle modifiche. Quindi, per me è il pezzo, diciamo così, non dico migliore, ma è un pezzo raro e unico, si può dire. Cioè, se questo domani lo porto in un campo, fa un lavoro da professionista ancora? Certo, ancora un lavoro da professionista, anche perché è, in, diciamo, con gli stati, nello stato in cui si trova, efficiente e ha ancora la possibilità di poter fare tutto quello che si vuole. Certo, non come i mezzi moderni di oggi che sono sulle televisioni, bisogna accontentarsi della velocità che va. Con un po' di pazienza, tiene ancora. Il Landini, fa signori contadini, non si ingolfa e non si inceppa, va al mercato e su pigreppa. Questo è un altro pezzo importante, intanto del 1936 ho letto, ma è una bella cosa perché ci fa capire anche poi come il lavoro unisse ai tempi due nazioni lontane come l'Italia e l'America. Certo, questo qui è un Forson, cioè diciamo così, che dovrebbe essere una macchina, un trattore americano, ma che si sono messi d'accordo con i costruttori di Bologna, tanto è vero che è chiamato Forson Bologna. Quindi questo esemplare, vorrei dire, è un esemplare unico perché in giro, o perlomeno in Italia, ma anche all'estero, non ce ne sono più. Quindi allora si vedeva ancora i tempi indietro la collaborazione tra le due nazioni, che è una bellissima cosa, anche perché oggi siamo diciamo, ai livelli di un'esperienza di collaborazione molto migliore. Allora era già tanto perché non c'era il fax e neanche il telefono. Era proprio l'inizio, bastava un trattore per unirci. Il Landini, è il cabriolet dei contadini, non si ingolfa e non si inceppa. Ed eccoci di fronte al prossimo pezzo che è straniero. Sì, straniero. Come si chiama? Argentina, McDonald's, l'Imperial. Quindi è un pezzo raro perché è un testa calda. Quindi noi sappiamo benissimo che tutte le testa calda si scaldano davanti. Questo qui ha la sua particolarità, che ha la possibilità di poter diciamo, scaldare la testa dalle parti di dietro, che adesso vediamo. Se tu guardi qui, in quella posizione lì, c'è la posizione di scaldare la testa. Viceversa gli altri, i Landini, i Lanz e tutti gli altri testa calda si scaldano davanti con la testa. Molto bene. Va bene. Il segreto è non farlo arrabbiare, no, perché c'è la testa calda. Sì, occhio. Sai più lì, o per Giacchesa, Salmalton, i Saranga e il Macchinon. Il Landini, tira fora i cittadini. Ma non solo trattori, perché qua si racconta davvero una storia molto ampia. Questo diciamo l'abbiamo chiamato l'angolino militare, perché certo. Abbiamo la bicicletta, la moto e niente meno che il cannone dietro. Certo. Diciamo che il Sidecar è di produzione cinese, hanno copiato dalla BMW e del DKV, perché sì, ancora allora i cinesi copiavano, e l'hanno costruita, lo costruivano perlomeno per l'esercito russo, quindi per l'ultima guerra. È un pezzo raro perché ci sono tantissimi sidecar, ma non certo
come questo, cioè come ce ne sono magari anche dei migliori, diciamo pure, di anche italiani, ma questo è un pezzo particolare perché non esistono più ormai, è l'unico forse che c'è in giro, forse, non è l'unico. E a proposito di pezzi unici, c'è anche un paracadute lì che aveva una funzione tutta sua in guerra. Sì, è un paracadute, questo qui era un paracadute che l'hanno usato per usare le Willy, che chiamiamo le Willy, le Jeep militare, quando gli americani sono venuti in Italia, hanno sbarcato a Livorno. Sai che c'è di bello star qua dentro? Sì. Si respira proprio quel profumo di gasolio, di lavoro, no, di cuore. Guarda, io quando entro qui mi sembra di ringiovanire, io dico poco, ma non dico poco per non dire di 40 anni, perché sento il profumo proprio di queste cose che sono dal 1940, che beh, sono belle anche le donne, però diciamo così, non so se va meglio queste o va meglio il pensiero delle donne. È una scelta difficile. Vabbè, va. Tu mangi un panino, va. Quando il sapte i salcion e le ben ben dentro al capanon, buonasera a tutto gas, ce vaga il tris. Ma presentiamo anche qualcuno che si occupa di far promozione del territorio, dei trattori e di tutto questo mondo. Loro vengono un po' da tutte le parti d'Italia, ve li presento. Comincio da là in fondo, chi c'è? Sforcini Vittorio. Della? CPAE. Molto bene. Poi c'è? Giuseppe Bernini, Cost to Cost Tractor Team. Bravissimo, anche voi. E qui? Freschi Ginetto dell'AMAC di Correggio, Reggio Emilia. Molto bene, vedi, vengono un po' da tutte le parti per condividere la passione, questo è un posto che merita. Mentre qui c'è il presidente di? Mingon Gabriele, presidente del Gatteo Club di Stradella, gruppo motori trattori d'epoca. Molto bene, loro li conoscete, trainano i carri a carnevale, ne combinano gli ogni con i loro trattori. E allora, visto che sei di casa qua, sì, so che ci tenevi a fare una cosina. Sì, volevo fare, abbiamo fatto noi due soci del Gatteo un piccolo ricordo. Sui scalini e su pigreppa, senza motor e il contadin, oggigiorno è un po' purtin, en se becca, en se piamoi, fa le seg e incula i poi. E concludiamo dopo tanti mezzi con una sezione proprio legata a quella che era la vita d'una volta, certo, qui dalla camera da letto, agli utensili utilizzati, sì, insomma, utensili, in che parte siamo qui? Qui siamo nel reparto, diciamo così, qui per esempio abbiamo il reparto di lavorazione dell'uva e del vino, poi abbiamo il reparto dei bacchi da seta, abbiamo il reparto di lavorazione del fieno, la stanza da letto di una volta, la cucina di una volta, l'orofo di una volta. Questa è una spaccata di vita del Novecento che si trova in rari punti in Italia. Allora Franco, senti un attimo, visto che le scuole già stanno venendo a trovarti, sì, però cerchiamo di ampliare il più possibile il, sì, nostro messaggio, dacci un numero di telefono, va così bene, chi ti vuol contattare te lo trova al volo. Allora 328 789 2472. Molto bene, mi raccomando, approfittate dell'occasione perché posti come questi sono rari. Ci si fanno anche i bambini, perché solo su Landini ci si drizzano i contadini. I Landini, è il motor dei contadini. Non si ingolfa, non si inceppa, va sui camp e su pigreppa. Ragazzi, per noi è tempo di andare e di salutarvi, però Franco, complimentoni per l'iniziativa, grazie, bravo, grazie. E che vengano tanti bambini e tante scuole a trovarti, no, perché vengono, qua... Tutti vengono, sono due pullman alla settimana già per prenotazione. Boh, a Portalbera tutti insieme, ci vediamo alla prossima, anzi noi adesso ci trasferiamo a Garlasco perché ci stanno aspettando da chi ha fatto una cosa bella a chi ha fatto una cosa buona. Ci vediamo alla prossima, ciao! E a proposito di cose buone, eccoci giunti a Cascina Toledina, siamo alla Fondazione Exodus a Garlasco, un luogo davvero molto importante perché fa del bene ai giovani e oggi festeggia il suo trentennale. Tanti auguri!
Ed eccoci insieme al direttivo di Exodus. Intanto diciamo la vostra struttura, siamo a Garlasco, questa è una cascina molto molto importante per i ragazzi. Tanto ve li vado a presentare e poi vi spiego tutto. Laggiù c'è Giovanni, Andrea, Angelo, Rosalba, Milli. Apriamo strade impossibili, cosa succede in questo posto? Allora, in questo posto succede che in questa cascina dal 98 abbiamo aperto una comunità per il recupero orientato sulla tossicodipendenza. Negli ultimi anni abbiamo un po' cambiato, abbiamo preso i minori, i minorenni e lavoriamo non solo sul problema della droga ma un po' su tutto il disagio giovanile e minorile. Abbiamo due strutture, una per minorenni e l'altra per giovani adulti, chiamiamolo così, ma sono massimo 23-24 anni. E tra l'altro oggi si festeggia un trentennale importante, insomma io credo che il messaggio più importante da far passare oggi è che non ci sono solo problemi ma anche soluzioni. Sì, sì, e infatti questa manifestazione sportiva rientra proprio in uno di quelli che sono le quattro ruote del metodo Exodus, cioè lo sport, il volontariato, la musica e il teatro. Ed eccoci finalmente in compagnia di Don Mazzi. Intanto è un piacere, dopo tanto tempo che la vedo, conoscerla personalmente, sono molto contento. Bene. Poi soprattutto in questo contesto dove si fa del bene. Ma si fa del bene, è una comunità che abbiamo preso, soprattutto lavoriamo con i giovani, quindi mi interessa in modo particolare perché sono partito nel 79-80 e il problema era il Parco Lambro, i movimenti studenteschi, c'era anche il terrorismo e c'era l'eroina. Adesso purtroppo sapete meglio di me che le droghe, le dipendenze sono sconfinate, certo, dall'alcol alla cocaina alle droghe sintetiche che sono qualche cosa di spaventoso e sono anticipate perché purtroppo oggi è la prima adolescenza che va aggredita. E allora noi abbiamo cercato di cambiare anche diciamo tutte le utenze, si dice così, i ragazzi che sono qui con noi, anticipare. Questa è una realtà dove lavoriamo con i giovani e quindi sono contento di ricordare i 30 anni, di ricordare quanto è cambiato in questi 30 anni e soprattutto lanciare ai genitori in questa settimana di Pasqua speranza, perché nessuno è irrecuperabile. Nessuno è irrecuperabile. Ecco, guarda, gli avrei chiesto un messaggio, ma ce l'ha già mandato. Insomma, un messaggio. Capito. A tutti i ragazzi che ci guardano. A tutti, ai ragazzi per un verso e ai genitori per un altro. Non dobbiamo spaventarci, perché se ci mettiamo insieme e lavoriamo bene, li portiamo a casa tutti. Complimentoni, grazie mille. Prego. E altri 100 anni di queste feste. Ah, ciao, ciao, anche a voi. È anche il momento del pranzo qua, giustamente, l'ora è quella giusta. Tu sei? Io sono un ospite. Come ti chiami? Pina. Pina. Poi c'è? Teresina. Teresina. E c'è anche? Paolo. Paolo. Senti una roba, tu che sei all'interno di tutti questi volontari. È una fatica perché ci si impegna, ci vuole del tempo, eccetera, ma sono soddisfazioni, no? Certamente, vengo apposta per quel motivo lì. Perché li accompagno in giro anche a camminare, a correre quasi tutte le domeniche. Quindi è una soddisfazione che i ragazzi ti seguono e, certo, e intanto loro si svagano un po'. E certo. L'unico problema è che non gli stanno dietro, perché questo pedala. Esatto. Ciao, buon lavoro. Grazie, ciao. Ricky? Mi sono preso l'impegno prima durante le premiazioni, decideremo dopo il da farsi con loro, questa a luglio penso o dopo la metà di agosto, perché dall'1 al 15 noi siamo in Lussemburgo, una manifestazione per questo centro qua, ci sarò io, la mia orchestra, Gian Pieretti, Ricky Gianco, Donatello e altri ancora degli anni 60.
Questo è un impegno che mi prendo io. Quello che posso fare è darvi musica. La musica ve la do con tutto il cuore. Non vi costa nulla. Quello che viene incassate, è tutto un merito. Certo. Okay. Naturalmente, venite qua, venite qua, venite qua. L'invito è aperto, vi aspettano. E dillo a? Telepavia, preciso. Bello, un bellissimo momento di festa, naturalmente che si conclude con il pranzo. Una fondazione importante questa, quindi mi raccomando, sostenete i volontari quando li incontrate per strada e soprattutto un bel sorriso se è rivolto ai giovani, vale doppio. Ci vediamo alla prossima, fuori la voce e... Ciao cari! Mi son perso, non mi trovo e mi guardo intorno. Mi riporta sulla strada la mia zucca di Dorno. In provincia di Pavia la cucina regna, lo conferma anche l'asparago di Cillavegna. Sei passato in Lomellina, certo ti conviene. Son sicuro che hai assaggiato la cipolla di Breme. E un bel piatto di risotto ti darà anche il sorriso se ti fermi a Sartirana, che è città del riso. A Voghera il peperone più buono che c'è. Se poi passi a Staghiglione lì c'è pure il Prasadè. Gira a destra verso Mede, prova la scottona con i vini d'Oltrepò, poi ancora più buona. Se c'è festa, tanti amici e vera allegria, io non posso mancare, dillo a Telepavia. Se c'è festa, tanti amici e vera allegria, io non posso mancare, dillo a Telepavia.